Non so quanto sia possibile evitare che il destino domini la propria vita, limitando le nostre azioni, obbligandoci a continui richiami, impedendoci di fare ciò che desideriamo. Bisognerebbe prevenire gli eventi, agendo come facevano i cecchini, sempre attenti col fucile spianato e l'occhio appiccicato al mirino. Ma non è più vita, non è l'esistenza che vorremmo. Comunque, quando succede, è una guerra a tutti gli effetti, anche se il nemico è invisibile e attacca solo noi. Ci si può difendere, aggiungo, ci si deve difendere, aggiungo, evita anche questa ed è. Non so quanto sia possibile evitare che il destino domini la propria vita, limitando le nostre azioni, obbligandoci a continui richiami, impedendoci di fare ciò che desideriamo. Bisognerebbe prevenire gli eventi, agendo come facevano i cecchini, sempre attenti col fucile spianato e l'occhio appiccicato al mirino. Ma non è più vita, non è l'esistenza che vorremmo. Comunque, quando succede, è una guerra a tutti gli effetti, anche se il nemico invisibile attacca solo noi. Ci si può difendere, aggiungo, ci si deve difendere, aggiungo, evita anche questa, ed è vera. Evita anche questo, ed è vero. Evita anche questo, ed è vero. Allora.